mattina tutte facce di merda, oh. Questa ce l'hanno tutte le coppie sfigate degli anni Ottanta. Tutte. A proposito di coppie, volevo parlarvi di come, secondo me, i ragazzi di oggi, nel 2017, fanno l'amore. Simpatico. O almeno ci provano. Simpatico. Questi non fanno però più l'amore. Cazzo, più niente. Si stancano. Base, cazzo, base, già. E dopo non c'è più l'amore proprio come passionale. Certo, normale. È uno schifo. Mi dispiace. Cioè, se mi devo immaginare due che fanno l'amore, me li immagino che fanno sesso virtuale, ad esempio su WhatsApp, no? Tipo lei che gli manda il messaggio vocale a lui. E io, amo. Come, amo? E io, amo. Amore, devi tenere premuto il pulsante quando registri. C'ho una voglia, amo. Mandami una fotografia, io così ci faccio il fotomontaggio che mi dà braccio dietro, ti faccio sentire la presenza. Te, amo. Amo, non ho capito. Pensa se sto lì vicino a te, amo. Perché non premevi bene il pulsante di registrazione. Allora, tu pensa di far finta che io sto là vicino a te e te sto baciando tutto il collo, che te lecco tutto qua fino al pomo d'Adamo. Amo, ma il pomo d'Adamo ce l'hanno l'uomini, lascia fa. Pensa che io... Amo, devi premere bene il tasto. Pensa che te sto toccando. Vabbè, mo mi sa che mi metto un par di garzoni e te vengo a prendere a casa, così se mettiamo in macchina. Io te da cartone te metto sotto la coppa. Ma no, amo, è stato bello così. Io mi sono tanto eccitata. Buonanotte. Oh, amo? Sì, dimmi. Come? Amo, devi premere bene il pulsante quando mandi messaggi vocali di WhatsApp. Ma vaffanculo, va! Questo è quello che un po' mi immagino nel 2017. Tempo de merda. Vabbè. Perché in realtà si potrebbero trovare tante cose belle da fare, soprattutto in ambito sessuale. Di apprezzare vecchie pratiche che si facevano nell'Ottocento. Guarda! Ma stai scopando? Spero tanto che queste notizie che vi ho dato vi siano di aiuto, soprattutto ai ragazzi giovani di oggi. Ci vediamo al prossimo vlog! Non è proprio un vlog... È che mi... Allegro. Non bisogna assolutamente avere paura di affrontare la... L'elastico, vabbè, comunque non valgono un cazzo queste cose qua. Il nonno Silvio e nonna Solina sono stati dei collaboratori eccezionali. Sono delle persone che hanno... Quindi vi saluto e ci vediamo forse anche un po' prima. Ciao!